Hey guys, bentornati a Let's Play Path of Radiance con me, LBN. Oggi inizieremo il capitolo 3 contro i pirati. Inizieremo e spero finiremo anche. Siamo al Forte dei Mercenari. L'ultima volta Ike ha salvato sua sorella e il fratello di Oscar e Boyd da un gruppo di rapitori. Beh, anche grazie all'aiuto di altri due personaggi che rincontreremo molto presto. Oh, volevi vedermi, papi? Siediti, Ike. Di recente non c'è stato tempo per parlare. Titania mi ha detto cosa è successo quando non c'ero, dei rapimenti, della vostra disobbedienza ad un suo ordine. Sono stato io il primo ad andare, mi assumo tutta la responsabilità. Inutile fare il martire! Nessuno ci ha obbligato a venire con te, l'ho voluto io! Anch'io accetto la mia punizione! Un momento, ma che sto dicendo? Per favore, comandante Grail, Titania ha affidato a me i suoi ordini. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, sono io. Sono io a dover essere punito. Ho detto il cattivo esempio, comandante! La punizione spetta solo a me! Mi fa piacere vedere che siete pronti a proteggervi l'un l'altro, però i vostri motivi non contano, avete disobbedito agli ordini di un superiore. Siete confinati alle vostre stanze per 10 giorni. Ma padre, l'hanno fatto per aiutare me e Rolf. Le regole esistono per una ragione, Mist. Se facessero come vogliono, i soldati non sopravviverebbero in battaglia. Ho capito e accetto il rimprovero. Detto ciò, ora abbiamo troppo lavoro per le mani. La vostra punizione è rimandata fino a che non si calmano le acque. Oscar, Boyd, Rice, venite con me. Shinon, Gaitri. E tu, Ike, voi siete con me. Infatti, Shinon e Gaitri. Oh. Avetti. Yar! Yar har ho, il mio stomaco è più vuoto della testa del mio comandante in seconda. Portatemi del maiale, arr! Yar har ho. Io porto Talma. Yo ho, la spada e la scimmia e il cavallo. Ah, questa è la nave pirata in questione, vero? Sì, sono arrivati al porto qualche giorno fa e da allora hanno iniziato a creare problemi. Prego affinché tu e i tuoi compagni possiate scacciarli. Certo, faremo il possibile. Togliere di mezzo questa ciurma di farabutti sarà una passeggiata. Facciamo il nostro lavoro e andiamocene. Oh, vice comandante, vuoi che utilizziamo la solita manovra tuono e fulmine? Tuono e fulmine? Ma certo, io li colpisco come un tuono e Shino gli tira frecce addosso come un fulmine! Mi pare una buona idea. Cosa dovrei fare io? Tu sei la pioggia. Aspettiamo e lasciamo che Shinon e Gaitri li indeboliscano. Quando ne avranno ridotto il numero, attaccheremo la nave e faremo piazza pulita di quel che è rimasto. Ok, non preoccuparti, mister anziano. Salveremo la città. Siete pronti? Mercenari di Grail, muovetevi! Vado! Cominciamo! Via! Preparativi, voilà! Questa è la prima missione dove ci danno la chance di usare i preparativi. Beh, i preparativi è proprio quello che vi permettono di, insomma, gestire le truppe prima della battaglia. Beh, non in chissà che modo, ma vi permette per esempio di scegliere delle unità, le unità da che portare. Potrei anche. Ah no, devo portare forzatamente tutte e quattro le unità in questa missione. Oscar, Boyd e Rice sono assenti, quindi non posso portarli con me. Sono in missione con mio padre Grail, cioè col padre di Ike. C'è il comando sposta, potete spostare le unità come sono messe. A parte Ike, che di solito è fisso su un punto solo, potete decidere un po' come piazzarle, ma non è una cosa così importante. Vabbè, la mappa è la solita cosa. Ah no, la mappa, potete guardare la mappa in questo modo. Strumenti, questa è una cosa importante perché vi permette di scambiare gli strumenti fra le unità prima di una battaglia. Quindi, per esempio, ora vorrei dare la fascia cavaliere, che vi spiegherò dopo cosa fa.
Anzi, insomma, una fascia come un'altra, posso già mettere le sue statistiche. Do la fascia cavaliere ad Ike. Magari... Vabbè, questi scambi non mi serve a mostrarveli, quindi magari taglio. Ok, a posto. Scambio di strumenti l'ho fatto. Il rapporto è la solita mappa, opzioni, salva, inizio. Potete salvare la vostra formazione prima della battaglia. Così, se doveste ricominciare il capitolo, non dovete rifarla di nuovo. E niente, poi si inizia. Normalmente. Ok, iniziamo la missione. Allora, non c'è nessun... diciamo, nessuna spiegazione prima. Direi di spiegarvi, di mostrarvi subito le nuove unità che abbiamo, Shinon e Gaitri. Partendo da Shinon. Allora, Shinon è un arciere. Ma più che un arciere è un cecchino, che è la classe superiore all'arciere, già. Anche lui ha cambiato classe come Titania. Per questo anche non mi piace usarlo troppo all'inizio. Diciamo, non è una cattiva unità, però odio il suo carattere nel gioco e vedrete più avanti il carattere che ha. È un po', non so, il troll di turno, o peggio ancora, è molto molto presuntuoso. Come unità in sé è buono, è un arciere, può usare solo gli archi, ma è tutto quello che gli serve. Vi spiegherò a breve come funzionano gli archi. Come abilità ha Scherno, che è un'abilità sempre attiva. Praticamente è come se lui fosse con una perenne faccia da schiaffi, nel senso che appena lo vedono vogliono... gli avversari gli vanno addosso di proposito, nel senso, se un avversario ha la possibilità di attaccare Shinon o un'altra unità, sceglieranno sempre o quasi sempre Shinon. Penso che sia una bella maledizione dalla nascita. Ma comunque, diciamo, non mi piace troppo come unità, ma è utile all'inizio perché è l'unica che può attaccare a distanza, come spiegherò a breve. E l'altra unità è Gaitri, il cavaliere. Questo tizio è una bestia, in difesa soprattutto. È lento ma è forte in difesa, come ci si aspetta da un cavaliere. È il tank di turno, no? Molto resistente. Diciamo, arriva già al livello 9, che è una buona cosa. È già di livello abbastanza alto, non è promosso ovviamente. Solo un cavaliere, molto lento, ma in sé con i level up diventa una buonissima unità, secondo me. E anche il suo carattere è un po' un playboy, diciamo. Flirta con tutto e con tutti. E in sé, lui e Gaitri sono quasi sempre assieme, sono una buona squadra, sono un buon contrasto uno con l'altro. E per questo hanno anche questa strategia tuono e fulmine. Ma comunque, cominciando la missione, Shinon è un arciere, quindi può attaccare da due caselle di distanza, ma solo da due caselle. Non potete attaccare da vicino un avversario, ma solo da due, da, insomma, due caselle di distanza. Io dico così, poi se è una di, comunque, spazi non adiacenti, oppure gli spazi in diagonale, quelli che le normali unità non possono attaccare. Diciamo che, visto che un'unità già promossa, non è il massimo usarlo per sconfiggere gli avversari all'inizio, almeno secondo me. Però può essere una buona cosa, insomma, una buona scelta per indebolire l'avversario. Qua gli faccio 18, gli resta... sì, è perfetto, diciamo. E essendo i cecchini hanno anche una alta percentuale di colpi critici, ora non penso che ne farà perché sta usando un arco di ferro, ma... E visto che è già di classe superiore all'inizio, è anche una buona idea magari mandarlo avanti, perché è abbastanza resistente, anche se non è fatto per resistere. È abbastanza resistente e con la sua abilità tira tutti gli attacchi su di sé. Ok, questo posso finirlo con Ike, credo. 6x2, voilà. Finiamo il tizio con l'ascia. Diciamo, gli arcieri sono bilanciati nella serie Fire Emblem perché hanno questo fattore di attacco a distanza, cioè gli avversari non possono contrattaccare a meno che non hanno un arco a loro volta, ma se vi attaccano voi non potete contrattaccare, quindi per sé sono ben bilanciati. Bene, difesa, velocità, PS, la forza, man! Mi sa che like di questa partitura sarà debole. Ok, visitiamo la casa con Titania, come al solito. Visita... Oh, sconosciuto. Salve, signor sconosciuto. Questo villaggio è piuttosto pericoloso, non ti pare? È la mia prima volta qui, ma è sempre così?
Oh, così ci sono i pirati, eh? Ho capito. Questo spiega perché i cittadini sono così nervosi. Tu sembri un mercenario. Per caso sei qui per liberare la città da questi pirati fastidiosi? Allora, voglio che tu prenda questo. Puoi occuparti dei pirati il più in fretta possibile? Sono venuto fin qui per vedere il famoso mercato del pesce, ma non ci riuscirò mai con questi tipi in giro. Ti applaudo, urrà! Il famoso mercato del pesce! È tenuto Elisir. Elisir è un unguento più potente, restituisce tutti i PS, ma ce ne sono pochi nel gioco, quindi sono abbastanza preziosi. E Gaitri. Si muove, diciamo, pochino, ma non così poco, cioè, vi aspettereste che si muovere un movimento inferiore da lui. Ma comunque i cavalieri sono comunque una buona unità in frame. Vedete, gli faccio 14, lui mi fa 0. Non c'è partita. Gaitri è il tuono. Bam! Non aspettatevi che attacchi due volte molto spesso, però, chiaro. Adesso io forse ho sbagliato a mandarlo così da parte. Perché di solito è una buona cosa mandare in avanti Gaitri, di modo che faccia da muro, assorba i danni. Il fatto che non attacca due volte... come dire... è anche un vantaggio perché non sempre uccide gli avversari, quindi li indebolisce col contrattacco, li indebolisce per voi. Che è un bandito random. I'm super fast now. Can't touch me. Ta-na-na-na. Vero, sto Ike è un po' debole però. Forse dovrei dargli la fascia di Boyd la prossima missione. Ok, siamo messi bene direi. Vediamo un po'. Shinon, puoi indebolire questo tizio? Una scure. La scure è un'ascia speciale. Vedete sotto RG che è il raggio d'azione a 1-2. Vuol dire che può attaccare sia a... insomma... può fare sia attacchi diretti che indiretti. Infatti se lo attacco con l'arco vedete che è in grado di contrattaccare. Ora vediamo. 12x2. Sì, vai. Andiamo con un arco d'acciaio. Naturalmente Shinon è abbastanza potente per attaccare due volte anche con un'arma d'acciaio. E ora vedete che lui contrattaccherà con la famosa Asha Boomerang, che tutti conoscono. L'Asha Boomerang. Ok, indebolito, Gaitri avanza. Magari potrei spingere Shinon un po' avanti. Così fa da isca. Il comando spingi non l'ho spiegato molto, ma dipende anche... anche quello è uno di quei comandi che dipende dal peso dell'unità. E alcune unità non si possono spingere, tipo quelle a cavallo e roba del genere. Ok, sconfiggiamo il tizio con la scure. Penso che Ike sia abbastanza rapido per occuparsi di tizi con l'ascia, ma non è un problema perché non attaccheranno Ike, attaccheranno Shinon. Se tutto va bene. Perché è nel loro raggio d'azione. You go, Ike. E tu, man? Non so cosa vuoi fare. Tolgo questo e attendo. Oh! Chi è la misteriosa ragazza dai capelli rosa? Riuscirà Shinon a non farsi odiare da Ike e tutti i suoi avversari? E soprattutto, why is the run gone? Tutto questo... nella prossima parte di Fire Emblem, Path of Radiance. Lasciate un commento, bye bye.